Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi vi mostro come ho perso 10 kg in 14 giorni, senza molta fatica e senza privarmi di quasi nulla. Dagli insegnamenti delle bisnonne sapevo che il rosmarino, limone, menta, citronella, aglio sono degli ottimi alleati per una dieta perfetta. Per i gonfiori e pancia premenopausa e non, senza effetto yo-yo. Ed io volevo eliminare i miei grassi addominali e i miei rotolini di troppo. Raccolgo 3 rametti di rosmarino, circa 10 cm lunghi. Lavo, tolgo gli aghi dallo stelo e verso in tazza. Metto un bicchiere di acqua in un pentolino. Lascio bollire e poi verso sugli aghi. Lascio riposare per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto, e bevo 2 volte al giorno, al mattino appena sveglia e il pomeriggio verso le 14. Taglio un limone ed estraggo il succo, che verso in 2 litri di acqua, che bevo durante tutta la giornata. Verso le 10 del mattino e le 16 del pomeriggio raccolgo una manciata di foglie di menta, lavo, verso in tazza, aggiungo l'acqua bollente, lascio riposare per circa 5 minuti e poi bevo tranquillamente. Per dolcificare sia il rosmarino che la menta usate il miele, non zucchero. La sera è la volta della citronella, perché è bello dormire mentre i nostri grassi vengono bruciati. Anche qui una manciata di foglie che lavo e metto in un bicchiere. Poi ci verso dentro l'acqua bollente. Lascio riposare per circa 5 minuti. Dopodiché travaso accuratamente. Bisogna fare attenzione a filtrare bene l'infuso perché le foglie della pianta contengono filamenti dannosi per l'apparato digerente. Filtrate aiutandovi con una garza. Ho preferito bere questo infuso nel tardi pomeriggio o alla sera perché toglie la tensione, lo stress e porta sonnolenza. Per rinforzare il mio sistema immunitario ho usato l'aglio. Per 2 volte la settimana ho tagliato uno spicchio e messo nell'acqua, lasciato riposare 3, massimo 4 ore e poi ho bevuto l'acqua stessa. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale. Attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Seppure non mi sono privata tutti i giorni di mettere l'aglio spezzettato sui cibi da me preparati oppure sul condimento, un po' ovunque. Certo, durante questa dieta è importante sapere e conoscere il proprio corpo e sapere che cosa mangiare, piuttosto leggero se posso consigliare, pesce, riso, ma anche pasta, pane, un po' di tutto e verdure soprattutto. Io non mi sono privata di nulla, o almeno quasi nulla. I miei insaccati, la mia pizza, tutto è naturalmente insalate. La sera. Ed ora bevendo la vostra salute, amici cari, vi saluto. Vi consiglio questa ricetta, semplice, normale, perché i risultati si vedono. Io li ho avuti e sicuramente anche voi. E si notano d'occhio nudo. Ciao amici, grazie, alla prossima!